Finisce l'era di Luigi Di Maio a capo del Movimento 5 Stelle. Quando mancano solo 5 giorni al voto in Emilia-Romagna che potrebbe terremotare il governo e l'alleanza con il PD, anche il Movimento, fondato da Beppe Grillo, si presenta al giro di boa. Sono stato fedele al mandato affidato dagli elettori, ha detto Di Maio in mattinata a Palazzo Chigi, comunicando la sua decisione agli altri ministri. In vista degli stati generali previsti a marzo, la reggenza del Movimento 5 Stelle sarà affidata a Vito Crimi. Di Maio era alla guida del Movimento dal 23 settembre del 2017. Le elezioni regionali non sono un voto sul governo. A pochi giorni dal voto in Emilia-Romagna e Calabria, Giuseppe Conte prova a sminuire il valore politico delle urne. Non credo ne potranno derivare fibrillazioni sull'esecutivo, assicura il Premier. Intanto però deve fare i conti con le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle. Conte si dice dispiaciuto ma rispetta la scelta. All'orizzonte, assicura, non c'è un suo partito. A incalzarlo ci pensa Matteo Salvini, che domani sarà in piazza a Bibbiano. Scoppia una crisi diplomatica tra Matteo Salvini e la Tunisia. Ieri sera il segretario della Lega a Bologna per la campagna elettorale delle regionali ha citofonato a una famiglia tunisina nel quartiere Pilastro, accusandola di spacciare droga, il tutto in diretta su Facebook. Proteste sono arrivate dal Parlamento tunisino, mentre l'ambasciatore ha scritto una lettera alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. Il ragazzo indicato come spacciatore da Salvini si è difeso, ammettendo di avere dei precedenti, ma di essere pulito. Vado a scuola, ha detto. Il valore medio del premio di risultato incassato dai lavoratori italiani si attesta sui 1.428 euro, è quanto emerge dal rapporto sulla contrattazione di secondo livello di Fondazione Di Vittorio CGIL. Dall'analisi di quasi 2.000 documenti emerge che il trattamento economico è presente nella maggioranza degli accordi, che vengono siglati soprattutto nelle aziende medio-grandi al centro-nord. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini emerge la necessità di estendere la contrattazione e la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.